A Valverde l'Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia. C'è un confrate della Arciconfraternita Santa Maria della Misericordia. Arciconfraternita Santa Maria della Misericordia di Valverde, che nasce quando? Nasce nel lontanissimo 1600. C'è una targa, se lei vuole ci segue, ecco. la precedo nella... Era una confraternita che gestiva questa chiesetta della Misericordia di Valverde, dove si venerava la Madonna della Santa Maria della Misericordia, e quindi aveva questo compito. Poi per motivi, come si vede, di decadenza della Chiesa si è, come dire, un po' abbandonata, e quindi è andata si è bloccata un po' la Chiesa. Era una Chiesa aperta al pubblico? Adesso no, perché come lei vede non è sconsacrata, però sono stati fatti circa 30 anni fa degli interventi di ristrutturazione, però non sufficientemente idonei per poterla adibire al pubblico, e quindi è stata un pochettino abbandonata. Noi la stiamo riprendendo, intanto con le nostre risorse, che sono pochissime, stiamo facendo. E quanti sono i confrati di questa arciconfraternita? Siamo 25. 25. 25. E penso che saremo un po' di più, con il tempo penso che aumenteremo. È da circa 2 anni che l'abbiamo, come dire, ripresa, l'abbiamo continuata, però riprendendolo con un po' di vigore. E attualmente stiamo ristrutturando la Madonna. E per esempio, ecco, questa arciconfraternita partecipa ai riti religiosi? Certo, praticamente assieme all'altra confraternita presente qua a Valverde, del Santissimo Crocifisso, è impegnata in prima linea per partecipare alle attività religiose della nostra comunità. No, le stavo dicendo che in atto noi stiamo promuovendo un progetto di ristrutturazione della Chiesa assieme alla Curia, alla Diocesi, attraverso il contributo che ci verrà dell'8 per 1000, per renderla quantomeno agibile attraverso la pavimentazione, la tendeggiatura, gli impianti elettrici e soprattutto la copertura, un po', come dire, è da parecchio tempo che è stata fatta, però è un po' in stato di abbandono. E poi collocheremo la Madonna, che c'è faremo un altare anche o flagellare, riprenderemo l'altare della Madonna. Attualmente, come vedete, c'è anche qua, ha ripreso la vara del santuario della Madonna di Valverde, che come vedete per adesso sembra un deposito. Però le volevo fare notare una cosa un po' curiosa, un'immagine che è apparsa nel muro, non so se lei la nota, la può inquadrare, questa immagine che somiglierebbe alla Madonna. Se lei la guarda nei suoi contorni, è una macchia di umido che è salita. Io non voglio dire che è una macchia che sa del miracoloso, però è curiosa. È una macchia singolare. Singolare, perfetto, non mi viene il tempo. Lei è una macchia di umido che nei suoi contorni, a guardarla da molto lontano, sembrerebbe un'effigie della Madonna che tiene un bambino. Non l'ha notato voi? Sì. Qui a Valverde quante chiese ci sono, oltre al santuario? Di chiese adesso a memoria non saprei, comunque intorno a 4 sicure. Oltre al santuario c'è questa, c'è la chiesa di Sant'Antonino ad Aberfiore, c'è la chiesa di Carminello dove c'è la Madonna del Carmine, c'è una chiesetta a Fontana, quindi saremo intorno a 5. Però ovviamente sono tutte quante chiesette filiali, ovviamente, del santuario. Ma quelle aperte ai fedeli, ai devoti? Ma nessuna, da un po' di tempo a questa parte, da circa un paio di anni, questa qua di Belfiore, dove c'era la statua di Sant'Antonino,
si è ripristinata anche la tradizione della festa di Sant'Antonino. Questa purtroppo che era la chiesa filiale maggiore, più importante, questa della Misericordia, saranno state 50 anni che non si fanno più attività festaiole, e pensiamo che nel breve tempo possibile riprenderemo queste tradizioni.